I grandi artisti, come Raffaello, hanno in comune una caratteristica preziosa. Sono imprevedibili e più vasti del mondo in cui vivono. Sono esseri unici che nessuno schema può ingabbiare e comprendere e controllare. Per questo sono sempre stati un problema per il potere. Il potere mira infatti al controllo assoluto di ogni aspetto della vita. E per capire che cos'è il potere, esiste un libro prezioso su cui l'autore, il premio Nobel per la letteratura del 1981, Elias Canetti, ha lavorato per ben 38 anni. Questo libro si intitola Massa e potere e a un certo punto troviamo la migliore descrizione della logica del funzionamento del potere che si possa leggere. Immaginate di guardare un episodio dei cartoni animati di Tom e Jerry. Il gatto cattura il topo e inizia a prendersi gioco di lui. Il topo, una volta prigioniero, finisce così in balia della forza del gatto. Il gatto può farlo correre, lasciarlo libero per un poco, dare al topo l'illusione di essere in salvo, ma il gatto conserverà per sempre il potere di riprenderlo. Scrive Canetti: lo spazio sul quale il gatto proietta la sua ombra, gli attimi di speranza che esso concede al topo, sorvegliandolo però con la massima attenzione, senza perdere interesse per il topo, per la sua prossima distruzione, tutto ciò insieme, spazio, speranza, sorveglianza, interesse per la distruzione, potrebbe essere definito come il vero corpo del potere, o semplicemente il potere stesso. Le tecnologie di oggi, e intendiamo gli strumenti della sorveglianza e del controllo digitali, l'estrazione dei dati dai nostri comportamenti online, l'influenza degli algoritmi sulle nostre vite, rappresentano e accelerano questa logica del potere, rendendo così i topi ancora più indifesi e i gatti ancora più ingordi. Nella prossima lezione il direttore della Polizia Postale e delle Comunicazioni, Nunzia Ciardi, ci parlerà proprio dei rischi che la nostra libertà corre ogni volta che interagiamo con le tecnologie digitali. Buona lezione. Buongiorno a tutti. Per entrare immediatamente nel vivo dell'argomento che stiamo per trattare, la società digitale, le sue opportunità e i suoi rischi, vorrei cominciare snocciolandovi alcuni dati. I dati a volte possono sembrare aridi e noiosi, ma in questo caso hanno più efficacia descrittiva di tante parole. Pensate che oggi la popolazione mondiale, che ammonta a 7 miliardi e mezzo di persone, vede 4 miliardi e mezzo di utenti internet e la metà della popolazione mondiale, 3 miliardi e 8 di persone, utilizza regolarmente i social media. Nel nostro paese, che ha 60 milioni circa di abitanti, 49 milioni e mezzo di abitanti sono utenti di internet, una percentuale dell'82%. 35 milioni di italiani sono attivi sui social media, il 52%. In questo panorama, che vedete ha dei numeri schiaccianti, che ci dice di quanto la digitalizzazione ormai sia complessiva rispetto alla nostra società, vediamo che YouTube è la piattaforma di gran lunga più gettonata, seguita a ruota da Facebook e tutta la sua galassia. Tra gli utenti di internet tra i 16 e i 64 anni, l'88% ha dichiarato di essere stata nell'ultimo mese su YouTube, l'83% su WhatsApp, l'80% su Facebook. Cifre che per l'appunto danno l'idea di quanto sia estesa ormai la digitalizzazione quotidiana. Non è stata un'evoluzione che ha avuto i suoi fisiologici tempi di metabolizzazione, ma è stata una vera e propria rivoluzione. Una rivoluzione che non è soltanto una rivoluzione tecnologica e non è neanche soltanto una rivoluzione culturale. Io direi che è una rivoluzione antropologica che in qualche modo ha cambiato il nostro rapporto con la vita reale. Pensate che l'Istat ci dice che nel 2006 sono pochissimi anni fa, che nel 2006 il 63% delle persone non aveva avuto ancora accesso a internet
E poi c'è stato l'avvento dello smartphone, che è stata una rivoluzione nella rivoluzione. Lo smartphone è stato l'acceleratore potentissimo di questi ultimi anni. Pensate che nel 2009, quindi un pugno di anni fa, soltanto il 15% degli italiani possedeva uno smartphone. Quindi tutti gli altri usavano il telefono per telefonare, cosa che ci sembra quasi assurda oggi. E invece, quest'anno il 75% della popolazione possiede uno smartphone. Nella fascia giovanile questo 75% diventa oltre il 90% di possessori di smartphone. Una connessione continua 24 ore al giorno. Pensate, un dato che fa sorridere, che nel 2018 il 25% degli italiani non è uscito di casa se non aveva al seguito, oltre allo smartphone, il caricabatterie dello smartphone, per esorcizzare il terrore di rimanere disconnessi da questo mondo digitale che ormai è il nostro mondo. Addirittura le statistiche ci dicono che il 50% degli italiani, come primo gesto al mattino, guardano lo smartphone e come ultimo gesto alla sera controllano lo smartphone. Quindi questa digitalizzazione completamente pervasiva ha influenzato ogni aspetto della nostra vita quotidiana, generando tantissime opportunità, tantissime complessità, ma anche tantissimi problemi. Pensiamo al mondo del lavoro, per esempio. Il mercato del lavoro quanto è cresciuto in complessità e quanto sia diventato urgente il bisogno di nuove competenze professionali, che sfruttino tutti i mezzi offerti dalla tecnologia, che ne conoscano i linguaggi. Le aziende oggi faticano a trovare competenze adeguate. Profili specializzati in cloud technology, in data analysis, in cyber security, sono tutte professionalità che le aziende cercano e non sempre trovano. C'è scarsità di questo tipo di profilo professionale. Oppure pensiamo alle nuove logiche di confronto con grandi colossi imprenditoriali, parlo degli attori più grandi della rete internet. Ogni Stato ha dovuto rimodellare i suoi rapporti con entità che non sono statali, ma che ne hanno quasi l'importanza. Parliamo di colossi imprenditoriali come Amazon, Facebook, Google, Apple, e che hanno raggiunto delle dimensioni fino a poco tempo fa inimmaginabili. Pensate che Facebook è stato fondato nel febbraio del 2004. Sostanzialmente un adolescente che è diventato di dimensioni planetarie. In 16 anni ha superato abbondantemente i 2 miliardi di utenti. Pensiamo ai problemi giuridici e relazionali e ai rapporti che ci sono con queste grandi aziende. Sono realtà che non hanno più limiti, realtà imprenditoriali che non conoscono limiti spazio-temporali, non conoscono limiti di giurisdizione, sono perennemente attive in tantissimi stati e ogni stato ha una propria cultura, un proprio ordinamento giuridico, delle proprie sensibilità. E poi c'è il problema dei dati, la vera ricchezza della società moderna, i dati di tutti noi che vengono immessi in rete e che sono normalmente oggetto di grandissimi appetiti e che servono a molti scopi, alcuni dei quali sicuramente molto funzionali alla gestione di aspetti della società moderna, altri però meno funzionali, pur sempre leciti, altri ancora borderline, discutibili, altri ancora francamente illeciti. La problematica dei dati è una problematica molto complessa e va dai grandi dati ai microdati di cui noi disseminiamo la rete, talvolta frammenti così piccoli e apparentemente innocui di questi dati, basta una localizzazione di un navigatore, un like messo su un post di Facebook, tanti microdati che però raccolti, incrociati, ci restituiscono dei profili delle nostre personalità e delle nostre società francamente inquietanti. E questi profili che verranno ancora incrociati e arricchiti con altri
diventano la vera ricchezza contesa dai singoli e dalle organizzazioni. C'è chi sostiene che tra il 2013 e il 2015 abbiamo prodotto più dati di quanti ne siano stati prodotti in tutta la storia dell'umanità fino a quella data. E parlando di dati e della necessità che chi li detiene lo faccia in sicurezza e con le garanzie che la delicatezza di questo patrimonio richiede, è facile soprattutto ad approdare ad uno dei temi fondamentali delle società digitali, la sicurezza della rete e delle società digitalizzate. Sicurezza declinata negli innumerevoli settori investiti dalla digitalizzazione. Qualcuno ha correttamente affermato che la rete oggi è entrata in ogni interstizio della vita quotidiana. E quindi la vera sfida oggi è questa: coniugare efficacemente lo sfruttamento intelligente di tutte le possibilità offerte dalla digitalizzazione con le fondamentali esigenze di sicurezza. Solo in questo non facile equilibrio, perché non è una coniugazione agevole, soltanto però in questo equilibrio risiede la possibilità di uno sviluppo armonico, sia sociale che economico, di un paese. La Polizia di Stato esprime un settore specifico, la Polizia Postale delle Comunicazioni, che si occupa di sicurezza sulla rete, che quindi è dedicata a prevenire e a contrastare il crimine cibernetico. La Polizia Postale delle Comunicazioni ha alcune macro aree di riferimento, quindi si occupa in modo particolare di alcuni settori che sono tra i più insidiosi per quanto riguarda il cybercrime. Ci occupiamo delle infrastrutture critiche del paese, e quando parliamo delle infrastrutture critiche informatizzate di un paese parliamo di quelle infrastrutture che erogano servizi essenziali, pensiamo alla luce, al gas, alle comunicazioni. Che cosa succederebbe se ci fosse un attacco portato in modo importante ad una di queste infrastrutture? E tutto l'indotto che ne riceverebbe un danno. Si tratta di pericoli che incidono direttamente sulla vita di un paese, sulla vita di una nazione. Oltre alla protezione delle infrastrutture critiche, ci occupiamo di pedopornografia online e di tutti i reati di aggressione online in danno di minori, altro settore assolutamente di grandissima delicatezza. Ci occupiamo di cyberterrorismo, di tutti quei fenomeni di propaganda, radicalizzazione online, organizzazioni terroristiche online, che ultimamente purtroppo hanno visto un innalzarsi del livello di rischio che ci ha preoccupati. Ci occupiamo di tutto l'hacking e di tutto il crimine finanziario, che attualmente è una vera emergenza in questa nostra società moderna. Il crimine finanziario che in alcuni casi riguarda direttamente la sussistenza del settore economico di un paese, perché raggiunge livelli di estrema preoccupazione. E poi di tutti i reati attinenti social network, che forse sono i reati che in qualche modo riguardano più direttamente i singoli e i giovani in particolare. Non posso fare a meno di far cenno alla gravissima e drammatica emergenza sanitaria che sta colpendo tutto il mondo e su come questa tragedia dolorosa ha avuto e stia avendo dirette conseguenze sugli argomenti che stiamo trattando. Ci siamo tutti resi conto di quanto il nostro necessario stare in casa, per ragioni di precauzione sanitaria, abbia impresso un'accelerazione evidente al nostro vivere online. Siamo tutti connessi, cerchiamo di fare online tutto quello che non possiamo fare fisicamente. I nostri rapporti sociali, affettivi, le videochiamate, le lezioni online. Buongiorno! Un po' di più frizzanti. Gli acquisti online, tutto viene fatto attraverso la rete. Ciao maestro, ciao amici, ciao!
E questo ha comportato un'accelerazione ulteriore a questa digitalizzazione e ai rischi connessi alla digitalizzazione. Il flusso dei dati è aumentato a dismisura. Pensate che Facebook ha dichiarato che il volume totale dei messaggi scambiati è aumentato di oltre il 50% e che nell'ultimo mese le chiamate vocali e video sono aumentate della stessa percentuale e le chiamate di gruppo sono aumentate di oltre il 1000%. Quindi non può essere che così. Il digitale oggi più che mai ha scandito il nostro legame con il mondo esterno. In questa pandemia è stato evidente. E questo però ha anche aumentato a dismisura le superfici d'attacco per chi da queste situazioni vuole guadagnare in modo criminale, rendendo quindi più acuto il problema di sicurezza. Tant'è che abbiamo registrato un'impennata di tutti i reati cyber. Ma questa situazione, anche a pandemia superata, sarà stata anch'essa un'accelerazione. Molte di queste forme rimarranno. Pensiamo soltanto allo smart working o comunque a tutte quelle forme di servizi che ora vengono erogati online e che probabilmente nel futuro, anche a pandemia finita, cosa che ci auguriamo avvenga il prima possibile, probabilmente continueranno a esistere, rendendo sempre più presente il problema della sicurezza. E quindi, per concludere questa dolorosissima tragedia che ci ha colpiti e che quindi ha costituito un acceleratore importante di tutte le criticità, renderà ancora più urgente il problema di coniugare tutto questo sviluppo con la domanda di sicurezza che sarà sempre più acuta.